Torniamo da Ramendon. Avanti, oh, siete voi ragazzi. Come va? Ehi signore, c'è il dottor Spilla. Come, cerchi Junior? Ehi, perché quel muso lungo? Per questo. Hanno rotto la mia Kaiser. Mannaggia il Kaiser. Che cosa vuol dire? Lo farò aggiustare dal dottor Spilla. Poi andremo. Non può. Cosa? Questo va oltre la vita di Junior. E perfino oltre le mie. E va bene signore. E ora che lei ci dica la... Ah no, era Joshua, era... È ora che ci dica la verità. Sei impazzito, testa rosa. Il fratello non è un bugiardo. È il fratello del mago del ramen. Un mago del ramen sa che cosa fare con il curry. Cos'altro vuoi? Io voglio altro curry. Pagami, cazzo. Sa troppo sul Team Pin. Sa valutare una spilla con uno sguardo. Signore, lei è... Sì. Va bene, mi avete scoperto. Io ho creato Team Pin. Lei ha inventato Team Pin. E ora inventa ramen assurdi. Sì. E come il padre del Team Pin non sopporto di vederlo usato per il male. Dovete fermarli. Signore, la farò. Ho perso la Kaiser rossa, ma non il mio amore per il Team Pin. Esatto, hai le dita. Tan, usale. Grazie, figliolo. Sapevo di poter contare su di voi, ragazzi. In qualche modo la supererò. Non è che la Kaiser rossa poi facesse davvero qualcosa. Non faceva niente. Era come un sospensorio. Mi sosteneva. Ah! I talismani aiutano a prendere fiducia in sé. Quindi prendi i miei. Servono a te più che a me. Oh, la collezione di 6 Kaiser. La Kaiser Arcobaleno. Wow, questi sono... I prototipi colorati dei nuovi Solid Slammer. Non arriveranno mai nei negozi a causa dei tagli di budget e dolori personali. Sono certo che voi ragazzi li tratterete bene. Ragazzi, ragazzi, è il plurale. Vuole che indossiamo quelle cose? Io prendo quell'arcobaleno. Ma certo, era destinato a te. Ok Rosa, adesso è arcobaleno. Ah, ma guardate che lavoro artigianale. Già, in effetti sono proprio tosti. Wow, il solo indossarli mi fa sentire un duro, yo! Questi prototipi devono costare una fortuna. Capisco perché sono stati scartati. Prova il tuo, blu! Non sta succedendo davvero. Di certo non rifiuterei la generosità di quest'uomo. Solo un mostro lo farebbe. Maledetto arcobaleno. Va bene. Rimane ancora quello nero però. Rhyme. Nera era una spia, lo lasceremo qui. No, la indosso io. Beat, Rhyme non è una cattiva persona. Devono averla costretta, io. Qualunque cosa ti renda felice, giallo. Blu ricopre già il ruolo dell'emo. Grazie, signore. No, dottor Spilla Senior. Giuro che recupererò quelle spille. Io e la nuova Kaiser Rossa. Sono certo che lo farai, giovanotto. Il loro nascondiglio al parco Miyashita. Come fa a saperlo? Come ci si nasconde in un parco? Effettivamente. Ma a parte, poi scusami, sai dove sono e non ce lo dice. Ma sei stronzo, allora lo fai apposta. Ti prego dimmi che sta sottotrama del Team Pin finisce ora. Ed eccoci arrivati al parco. Cos'è? Si stanno aspettando. Ehi, guarda, è quel ragazzino. E io me ne vado. Guarda, sta ripassando. Qualcuno lo fermi. Ok, allora, 5 contro 1? No, probabilmente saranno tipo scontri a turno, tipo loro 2 e poi loro 3 contro di me. Speriamo vadano bene. Giù la maschera, teschi neri! Ci riprenderemo le nostre spille! Come ci avete trovati? Eravate fermi in mezzo alla strada! Siete proprio dei peperini, eh? Pessimo tempismo, però. Ci stavamo giusto sedendo a mangiare. Questo odore... è curry! Il signor Iggy è il nostro chef privato. Forse è solo un assaggino. No, resisti, Beat. Chi cacchio è Iggy? Belle spillette. Vedo che avete i contatti giusti. Cavoli, chissà chi. Smettila, Rhyme. Non è troppo tardi per tornare indietro, io. Rhyme. È qui perché vuole esserci, amico. Maledizione. Il male ha preso già il possesso di lei. E va bene, antagonisti. Preparatevi a slammare. Che vigore, ora capisco perché ha scelto te. Aspetta, Iggy e Higashizawa, certo, non ci avevo pensato. Esatto, siamo anime gemelle.
Che galletto. Vediamo se sei solo chiacchiere distintivo. Perché non rendiamo le cose più divertenti? E se vinciamo, voi ci darete tutte le vostre spille. E una volta che avremo vinto, voi restituirete tutte le spille che avete rubato. Affare fatto. Giocheremo 5 partite. Quando volete. 5 partite, quindi una sfida ciascuno. Oh no. Va bene. Lasciate il primo round ad arcobaleno. Contro chi devo giocare? Io, il tizio del tutorial. Come dici? Devo giocare contro un personaggio senza nome. Che spreco. Come il fulmine a ciel sereno? Cosa? Oh, è solo un modo di dire. Aspetta, quegli occhiali. Che ci fai tu qui? Cosa avrà visto sotto quella maschera? Dove sei? Aspetta. Allora, aspetta, devo riposizionarmi meglio. Ok. Ah, cacchio. Aiuto. Fermo. Qualcuno lo fermi. Preso in pieno, addio. Ok, devo riposizionarmi un attimo meglio. No, che stupido. Allora, ho vinto ma mi sono buttato di sotto. Dai. Ma si è per caso. Oh no. Dai, ma che palle. Dai. Dove sei? Preso, addio. Ok. Questa è andata. È andata un attimo male. Preso in pieno e addio. Si è salvato, ovviamente si è salvato. Ah, ma non dura un cazzo, scusami. Non dura niente. Va bene. Preso. Abbiamo vinto. E abbiamo fatto un filo schifo, eh. Abbiamo fatto un attimo schifo. Tizio del tutorial, ma dai. Mi arrendo. Ti stavi trattenendo. Per niente. La pratica rende perfetti, continua così. Non ho vinto questa partita. Ha perso apposta. E ora che succede? Team Pin, il tuo mondo è davvero misterioso. Non posso credere che lui giochi. Ma di che si lamenta? Ha vinto 5 yen. Wow, che premio, ragazzi. Allora, aspetta un attimo. Fammi un attimo vedere lo ricalco. No, anzi, che ho ricalco. Quella era la materia oscura. Una sola mano, Fammi vedere le nuove spille invece. Due mani, una, zero. Ok. Va bene, proviamo contro Rhyme. Non vedo l'ora che sta sottotrama del Team Pin finisca. Tocca a me, contro chi devo giocare? Io, sciocchino. Perché lo fai, Rhyme? Questa non sei tu. Tu non fai altro che giocare a Team Pin. Mi sono stufata di insistere perché provassi il nostro pezzo. È di questo che stiamo parlando, il nostro pezzo comico. Ho pensato che avrei potuto eliminare il Team Pin. Ma perché devo fare le prove? Io, la gente ride di me comunque. Non è di questo che stiamo parlando, Beat, tu non capisci. Decisamente non capisco. Carichiamo le cose col Team Pin. Ed è comunque intorto lui. Merda. No. Dove sei? No, ma che palle! Mi stavo difendendo! Preso! Puoi nasconderti, ma io ti troverò comunque. Merda. Vieni qui. Dai, ma che palle! Quest'ultima parte di Team Pin è veramente difficile. Addio. Si è salvata pure. Preso. Addio. Merda, mi sono lanciato fuori da solo.
Dove sei? Ok, gliene è rimasta una sola. Perché non mi attacca? Preso, addio. Sta diventando difficile e il polso mi fa un male che non vi immaginate. Ho vinto, Buyaka! Ottima partita, Beat. Vero? Vittoria è il mio secondo nome, io. Allora dai, torniamo insieme. Vuoi che ci esibiamo di nuovo insieme? Sei tu che hai annullato tutto. Aspetta, è stato Beat ad annullare. Mi hai fatto arrabbiare, io. La roba che hai detto era davvero forte, io. Affronta la realtà, Beat. La gente non ride delle tue battute. Rido di te. Chi se ne frega, basta che ridano. So che sono un idiota. Non riesco a inventarmi robe che faccio ridere la gente. Sì che puoi. Tu potresti fare la storia del cabaret, lo so. Ecco perché non voglio far coppia con te. Non finché non avrai capito il tuo potenziale. Beh, hanno i loro problemi. Ma Rhyme non sembra una cattiva persona. 10.000 yen. Ok, prossimo. Higashizawa, ovviamente. Ora tocca a me. Il piacere è tutto mio, signorina. Aspetta! Cosa? Ah, era lei. Voglio sfidarla io. Ma capo, il capo dovrebbe sempre giocare per ultimo. Smettila di frignare. E ho i conti sospeso con questa qui. Già, facciamola finita. Sì, signora. Le faccio vedere chi comanda. Queste due si conoscono. Che storia c'è dietro? Cavoli, stanno dando di matto. Ma cosa diavolo hanno? Lei è un angelo nero. Le vere fan del principe sono i... Cosa? I diavoli neri. Sbagliato, gli angeli bianchi. E come capo sgherro del fan club dei diavoli neri ti farò assaggiare il mio forcone. Beh, come capo serafino degli angeli bianchi ti darò l'estrema unzione. Boh, guarda. No! Allora. Ah, merda. A parte che spilla è quella? Non ce l'ho. Preso. Aspetta, aspetta. Addio. Mi sono auto buttato di sotto. Bravo. Sta diventando sempre più difficile. Non riesco più a giocare a Team Pin. Dai. Dai, oh! No, ma che stronzo. Preso. Ti sta troppo bene, addio. No, il martello. Bastardo. Dai. Ok, potrei anche fuggire un attimo. Merda. Addio. Porca troia, fa malissimo il polso. Benedetta, non sta succedendo davvero. Il capo sgherro non perde mai. Ex capo sgherro, a partire da oggi non ci sono più i diavoli neri. Va bene. Non preoccuparti, lasceremo entrare le tue ragazze fra gli angeli. Grazie. Voglio dire, alla fine siamo tutte fan del principe, no? Sei la benvenuta anche tu. Il principe è roba di ieri. Ora mi interessa solo la scena indie. Vado ad ascoltare i gruppi che voi ragazzine non avete mai sentito nominare. E poi, quando avranno successo, io sarò lì a lamentarmi di come si sono svenduti. Aspetta, indie? Tipo chi? 777. Ah, anche a me piace un casino. Cosa? Non è che vuoi venirmi a dare di nuovo fastidio? Piaceva prima a me. Tregua finita. Con tutte queste cose in comune potrebbero essere amiche. Ah, Rocker di Team Pin, una speciale usata nei tornei. Devoti e Duff March sono stati i primi a possedere questo oggetto del tema. Gratta uno spazio vuoto per... Interessante, fammela vedere. Ingorgo stradale. Riattiva dopo 20 secondi, è la madonna. Due mani, una meteora, 9 culi e 8 martelli. Proviamola al posto di Shiva. Ora, tocca a te. Quindi tu contro di me. Sei sveglio, ragazzo?
Stavo solo pensando, perché siamo qui a sfidarci in questo modo? Una domanda profonda, Blu, ma preoccuparti non ti porterà da nessuna parte. La vita va come deve andare, sai? Già, sembra proprio così. C'è una forza in gioco che non riesco a contrastare. Ne sento la forza, ma mi trascina tutto il pomeriggio. Segui la corrente, si fa troppa fatica a combatterla. A volte mi sento così... emo. Ecco, l'ho detto. Che ne dici di un po' di ramen per liberarti la mente? Aspetta, stai cercando di comprarmi con del ramen? Sgamato, eh? Ok, se dobbiamo farlo, con le maniere forti. Allora. Preso in pieno, non mi buttare di sotto, vai via. Addio. Oh, bastardo. Dove sei? Preso. È ancora vivo? Vieni. Bah, si è appena buttato di sotto. Quello secondo me è diavolo di Team Pin. Ui, bastardo. No, pipistrello. Vai Rhyme, menalo. Preso in pieno, addio. Tanto si salverà comunque. Preso. È ancora vivo? No! Madonna mia. Preso, addio. Ancora. Questa è stata buona. Questa è stata una buona partita. Preso. E vai via. Si è salvato ovviamente. A questo giro no. Dai. Preso. A questo giro stiamo facendo bene. Questo giro è stata un'ottima partita. Non voglio negarlo, sono tutto verde. Scusatemi perché lo sfondo era verde e mi si è riflesso tutto addosso. Servito! Ah, ma guarda, ho perso. Ti senti ancora emo? Ora che me lo dici, no. Congratulazioni, ragazzo. Com'è possibile che mi senta meglio? Sicuro di non conoscere già la risposta? Forse stavo solo cercando qualcosa a cui tenere. Diavolo di Team Pin. Creata dal diavolo, trascina uno spazio vuoto in orizzontale per attivare lo psico. E infine, i Gashizawa. Però, se Joshua ha detto che lui si è trattenuto, mi fa pensare che ci sarà uno scontro bonus dopo. Adesso è il mio turno, andiamo! Di le tue preghiere, ragazzino. Ah, non mandare tutto all'aria, Yudai, altrimenti vedrai. Oh, non darei mai loro le mie preziose spille, né a voi. Cosa? Sono tutte mie! Sei impazzito! Queste le dovevamo vendere online! A caro prezzo aggiungerei anche! Come osi tradirci? Non sono mai stato con voi teschi neri fin dall'inizio. La vostra compagnia era un male necessario, cara mia. Oh cavoli, ma chi sei? Il vero padre del Team Pin. Ma certo, c'era la Y e l'H nel team originale. Quindi lui lavorava col tizio del ramen. Il proprietario del negozio del ramen era il mio supervisore, ma il mio amore per il Team Pin surclassava anche il suo. Io lo monderò di tutta l'impurità. Ho sentito dire che era ossessionato fin dall'inizio. Il suo amore per il gioco alla fine lo ha fatto impazzire. Quindi in pratica è solo un grandissimo nerd. Ma se amassi davvero il Team Pin, non faresti mai questo? Lo amo più di quanto tu potresti mai sapere. Le spille di oggi sono tutte scadenti, fiaschi prodotti in serie, banali, anonime, senza amore. Ti sbagli! Non è il produttore che riempie d'amore una spilla, è il giocatore, ogni spilla è piena del suo unico amore. Bah, infantile, dimostra quanto è superficiale il vostro amore. Dai! Solo perché hai... la spilla da torneo non vuol dire che tu sia bravo. Preso! Addio. Ancora. No. Preso. Addio. Addio in due. Mannaia.
Oh cazzo. Dai, riprenditi. Ma porca. Cavolo. Ti sta troppo bene, scemo, via. Yes. Bahamut o Ifrit. Non... Madonna mia. Dai. Madonna. Sta troppo bene, via. Yes. Allora, non è buona questa spilla. Non con il martello, perlomeno. Wow. La nuova casa è rossa, non può sopportare molto ancora. Certo che no. Secondo te perché i nuovi slammer non sono mai stati messi in vendita? Io non lo so. Dicono per il taglio del budget e dolori personali, ma non dicono però che i prototipi non funzionavano. Cosa? Il mio supervisore nel progetto, anche lui era vittima della produzione di massa. Dottor Spilla Senior! La sua passione era inconiabile. L'azienda non ha mai avuto fiducia nel nostro team, ma sotto la sua guida avevamo messo il cuore nel progetto originale, rendendolo un grande successo. Questo ha risvegliato l'attenzione a livelli alti. Quando è giunto il momento di progettare il successore per i Solid Slammer, i pezzi grossi si mischiavano sempre di più, tagliandoci il budget sempre di più. Presto i nuovi Solid Slammer diventarono peggiori degli originali. Invece di sacrificarne la qualità, lui annullò il progetto. Questo fece crollare le azioni in borsa, quindi lo costrinsero a dare le dimissioni. Chi poteva immaginare che il tizio del Ramen avesse un simile passato? Wow, deve aver affrontato molte scelte difficili. Già, non molti bambini in quinta elementare lo capiscono. Tipo, quale colore annullare per primo? O se sfidare oppure no il suo capo ai tavoli di Team Pin? Non molti bambini di quinta elementare, incluso te a quanto pare. Il Team Pin ha perso la luce quel giorno. Sciocchi assetati di denaro si sono avventati come avvoltoi, producendo orribile spazzatura priva d'amore. Ma io lo purificherò. Smetti, Legashizawa! Capo! Sono felice del mio negozio di ramen. Non mi pento di aver lasciato il Team Pin. E i nuovi Solid Slammer non hanno fallito a causa della compagnia. Hanno fallito perché io non sono riuscito a finirli. Così ho deciso di andarmene. Ho pensato che il Team Pin sarebbe stato al sicuro finché ci fossero stati ragazzi come voi. E lo sarà, una volta che avrò finito di purificarlo. Che zetta, idiota! Ma... ti credi una specie di eroe dei fumetti? Smette di fare l'avvocato delle cause perse! Crunch! Lo aggiungerò al mio mucchio! Tutto quello che importa sono le mie brillanti creazioni! Junior, che ci fai qui? Il dottor Spilla, che ti è successo? Hai un aspetto terribile! Scusa per averti fatto aspettare, Rosso. Ci ho messo un po', ma ce l'ho fatta! Il Solid Slammer Omega! Kaiser Fenice! Wow, figo! Lo Slammer Omega! Grande! Ma è rimasto ferito nell'esplosione di un laboratorio. Attenzione, vettori amanti del Team Pin! Distruggete quello stupido inversamente idiota! Chi? Devo distruggere di nuovo lui? Assurdo! Credi davvero che quello possa aiutarti? Sì! Ora preparati a consegnare tutte le tue spille! Di nuovo? Ah no, adesso c'ho Obis. Però, mi dispiace dirtelo, ma conosco già il potenziale sprecato di Obis. Ma è morto di nuovo. Oh cacchio! Vabbè, ma tanto... Io sono l'amante vero del Team Pin! Sono il più bravo giocatore, vaffanculo! Dai! Preso! Addio! È ancora vivo? Ma poi perché la volpe oltre a Obis, boh... Dai! Sta troppo bene, vaffanculo! Ha fatto tutto lui!
Guarda. Ho vinto! Sorprendente. L'anima rossa è il Solid Slammer Omega. Tu sei il futuro del Team Pin. Non completamente. Abbiamo ancora bisogno dell'aiuto di tuo e di tuo papà. Ma io non sono più degno di slammare. Peiyu! Primo, esterno, interno, ultimo. Ho appena costruito l'ultimo progetto di papà. Ah, quindi è suo figlio. L'hai messo assieme da quello schizzo mezzo incompleto. E io che credevo fossi solo un ragazzino. Quando è che sei cresciuto così? Ehi, io amo il Team Pin tanto quanto Ariete in bottega. Tranne che nel corso del tempo il mio amore si è trasformato in odio. Grazie per avermi mostrato la luce. Ecco qui, tutte le vostre spill. Grazie, signore. Giochiamo presto di nuovo assieme, ok? Non ho mai visto un gioco tanto energetico e pressante. Dovresti insegnarmi. Rosso. Ah, sul serio? Non so chi sta parlando. Avresti dovuto dirci come ti sentivi. Mi spiace, capo. Non sono più la capa di nessuno. Ora sono solo una delle stalker di 777, il primo fantasma degli spettri neri. Chissene! 777 appartiene a me, le vergini bianche! Oh, comunque presumo che questo sia il lieto fine. Allora, che se festeggiassimo con una ciotola di ramen? Ramen, no yo! Per me, no carry, no party! Ecco Bit, hai visto? Questo era divertente. Rhyme, io credo di capire. Benvenuto nel mondo della comicità internazionale. Ehi, signor Iggy, puoi fare un po' di curry per Bit? Hai detto curry? Cucina come un vero chef. Per favore, signor Iggy. Rhyme, allora mi vuoi davvero bene? Ma io, ci serve una cucina. Potete usare la mia, il mio locale, capo. Non le spiace? Non essere sciocco. Idea zetta forte. Usate il nostro locale. È anche un ottimo posto per sviluppare il Team Pin. Giusto, papà? Sì, la nostra base segreta. Il Team Pin Slammer ha conquistato tutte queste persone. Chi ha inventato il gioco così fantastico? È come se un furbo produttore avesse architettato tutto. Dai, Blue, torniamo al molco. Ok. Un'altra città, un'altra banda di anime gemelle. E con Shibuya siamo a posto. Joe Golem di Team Pin, ma io volevo Ifrit. O Bahamut, non so come è chiamato qua nel gioco. Allora, due cose. Uno, adesso c'è la finale contro Bimbo Scemo. Due, ci deve essere uno scontro segreto. Ci deve essere uno scontro segreto contro il tipo del tutorial. Per forza. E se c'è, sarà dopo questo scontro. Wow, qui è così tutto vuoto. Già, prima era strapieno. È finita un'altra festa. È un po' triste. Ma non è sempre così. I finali sono improvvisi, spesso crudeli. Non puoi far altro che sperare che ci sia rimasto ancora qualcosa. Un altro piccolo brandello di divertimento. In sostanza, qualcos'altro prima del finale del gioco. Questa giornata è stata così assurda, ma mi sono anche divertito un sacco. Ehi, Blue! Eh? Giochiamo a Team Pin. Non siamo mai riusciti a sfidarci al molco, ma sapevo che alla fine ci saremmo trovati faccia a faccia. Rosso e Blu, eterni rivali. Era inevitabile. Tu sei davvero tutto matto. Ma io stavo cercando l'occasione di affrontarti, Rosso. Va bene, sfidiamolo, che cacchio. Pronto, Blu? Sono pronto. Allora, slammiamo. Ma guarda, ma ce l'ha lui. Ma perché io no? Ehi, basta. Bastardo! È potentissimo! Ragazzino di merda! Ma dai! Già la mia prima spilla è andata! Ti odio! Dai, ma che palle! Basta! E poi diceva agli altri slammer pressante e tutto il resto! Sta devastando! Sta bene, scemo, vai via! Preso! Slam.
No, dai. La nostra prima sconfitta non l'accetto. No, e quante ne hai? Ma quante cazzo ne ha di quelle? Ma scusami. Sta troppo bene, vai via. Mannaia. Sta bene. Ok. Ok, in realtà a me... Ancora! Io mi accontento veramente... Yes! Ho vinto! Ho vinto! 2 punti! Sei un pezzo di merda, Yammer! Vaffanculo! E Yammer, shooter! Ho vinto! Ho battuto il campione di Shibuya! Sai cosa vuol dire, Blu? Il titolo è tuo! Ehi, ma questa non è una partita ufficiale! Ci vediamo al torneo dell'anno prossimo! E sarà pronto per te! Mi sento molto meglio! Prendete questo, pulsioni emo! Non avevo bisogno di niente di speciale, avevo solo bisogno di uscire di casa e fare qualcosa di nuovo. Oggi è stato un altro nuovo giorno nella stessa vecchia Shibuya. Stessa stazione e stesse persone, stessi rumori, stessi edifici che zizzaggano il cielo. Già, la vita è bella. Ifrit di Timpin. Non è ancora finita però. Allora, questa spilla, via. Ci deve essere ancora uno scontro. O meglio, in realtà ce ne sono due. Uno so già dov'è. Perché, vabbè, lasciamo perdere. Ma ce ne deve essere ancora uno, secondo me. Oh, eccolo qua, un tizio con gli occhiali, attenzione. È molto probabile che sia lui. Eccoti qui, ti stavo cercando. E io ti aspettavo, chi è? Io, ti do un indizio. Come un fulmine a ciel sereno. Aspetta, dici sul serio, allora tu sei un teschio nero. Ecco qui l'architetto del successo di Timpin, Shinji Hashimoto, il produttore. Qualsiasi somiglianza con persone o entità realmente esistenti è puramente casuale. Lui! Lui è il produttore! Sorprendente come sempre, Joshua. Sapevo di non poterti ingannare. Perché mai sei andato in giro con quei ladri? Ero fiducioso. Fiducioso nelle possibilità. Che il dottor Spill avrebbe completato lo Slammer Omega? In squadra si lavora meglio quando ci si concentra sull'obiettivo imminente. E sul desiderio di raggiungerlo. Ci si dimentica delle piccole cose e si ricopre perfettamente il proprio ruolo. Quindi questo faceva parte del tuo grande piano? Non ci sono coincidenze in questo mondo, Joshua. Solo cause ed effetti. Incluso il nostro incontrarci qui. Certamente. Ora che ne dite in una partita di Timpin? Fatemi vedere a che punto siete arrivati, ragazzi. Io! Sceglierò io il mio avversario. Cosa? Perché? Causa ed effetto. Blu, scelgo te. In me. Ora iniziamo. Affronta la potenza del mago dello slam. Cazzo, sei spille pure lui, eh. E vai. Ancora vivo. No! Il suo martello è stato più veloce del mio! Maledetto! Affanculo! Vai via! Sono io il campione qui! Non mi puoi battere! Siamo 4 punti a 2! Vaffanculo! Oh! Io sai cosa farei? Fuggirei per 100 secondi, ti giuro. Bastardo! Siamo alla pari, no, mi ha superato. Preso! Maledetto! No! La barriera! Prendilo! No! Martello! Dai, di nuovo! Ma che palle, maledizione! No, ancora! Ma quanti cazzo di barriere hai? Sta troppo bene, vai via!
No, di nuovo! Vai via! Ok, ho ancora modo di recuperare. No, di nuovo! No! No! All'ultime due! Ah, non è umano! La sua tecnica è incredibile! Su, su, sono certo che puoi fare di meglio! Adesso ti spacco! No, hai rotto il cazzo! Porca puttana, non è possibile! Preso! Dai! Ho imparato dal migliore, eh! Preso però! Ti ho preso, ti sta troppo bene! Merda! Ok, qua... mi hai un attimo fregato! Preso in pieno, ti sta troppo bene! No, ma come prima lui? Siamo arrivati assieme! Ma scusami! Ecco, niente, qua era troppo tardi! Preso! Preso di nuovo! Fossi stato più attento dall'inizio... avremmo già vinto il turno... avremmo vinto prima. No, ma come? Preso. Ok, dai, ce la possiamo fare. Ma come? Ma scusami. No, dai. Addio. Sì! Ben fatto, anime gemelle. Vedete come vi ha reso inseparabili il Team Pin? Inseparabili e insipabili! Giusto, il mio lavoro qui è terminato. Ora so che Shibuya sarà in buone mani. Come, te ne vai? Ma se ci hai appena conosciuti! Qualcuno deve diffondere il Team Pin tra le masse. Ognuno ha il suo ruolo, guidato dalla mano del destino. Se n'è andato. Chissà dove sta andando. Spero che lo rivedremo di nuovo presto! Contaci! Team Pin, sei uno scherzo del destino, il microcosmo del mio mondo, il senso della vita. O di qualcosa. Grazie, signore. Oggi hai spaccato di brutto. Fa che domani sia ancora più bello di oggi. Grazie. Amen. Occhiali del mago, comportatore sempre necessario trovarli. Si dice che questi occhiali esclusivi siano un tempo appartenuti al cervello inventore del Team Pin Slammer. E Bahamut di Team Pin. Schermo nero. Che è successo? Questo capitolo bonus un altro giorno finisce quando lo vuoi tu. Ah, vai dove vuoi, fai quello che vuoi, sì, soltanto te. Si è riavviato. No, aspetta. Scusami. Mi stai dicendo che se torno al Molco ricomincia tutta la manfrina? No, in teoria no però. Non c'è Shiki, non c'è nessuno. Sottotrama del Team Pin. Fatta. Ora, due cose voglio fare. La prima, devo tornare indietro a uno di questi giorni per trovare un nemico, per eliminare uno dei maiali. La seconda è che fare questa azione mi preoccupa perché ho paura che ricominci tutto. Spero di no.